ultime 2-3 settimane o più, mi sono molto concentrato su quello che dovrò dire oggi pomeriggio, cercando anche di evitare nel limite del possibile questa convenienza che per me è stata convenienza che devo tutta la vita, e quella di essere architetto di una data di questo punto di vista, ho cercato di pensare, diciamo, a presente. Sì, lo progetto di legge, insomma, è in generale l'intenzionalità che la cultura ha di portarsi un po' più avanti. Vi leggo solo un piccolo inizio per far capire di cosa parlerò di oggi pomeriggio, ma che però serve come introduzione, per spero che io brevemente vorrei raccontarvi in questo momento. Io ho pensato di partire da questo titolo che si chiama Cultura, creatività e sviluppo sostenibile. Più alcune altre. E ho pensato che forse sarebbe necessario correggere questo titolo, cioè non cultura, creatività e sviluppo sostenibile, ma cultura globalizzata, di fronte alla quale noi siamo, creatività con modificazione rispetto alla nostra storia, il terreno della nostra storia, e sviluppo civile sostenibile, cioè uno sviluppo sostenibile che è volto verso miglioramento delle condizioni di vita, piuttosto che considerarlo solamente esplicitamente, come lo considera oggi la nostra cultura, legato solo al tema dell'economia, delle tecnologie, dei sistemi di comunicazione materiali, così via. Immaginate invece una creatività che sia, come dire, capace di una forma di modificazione, per questo dico modificazione, perché questo terreno del passato di cui voi avete parlato è estremamente presente, deve essere estremamente presente, ma come modificazione possibile, come modificazione necessaria dello stato delle cose, con naturalmente una coscienza critica del presente. Quindi è vero che noi abbiamo il rischio di ingessare la nostra città, ma comunque sarà sempre meglio ingessare che demolire, questo bisogna sempre tenerlo molto presente. Però la mia impressione complessiva, ecco, qui io invece mi permetto di tornare al tema dell'architettura, che è quello che a me interessa, gli altri. La mia impressione è che l'architettura, proprio in quanto pratica artistica, cioè in quanto capacità di rappresentare una condizione e di rappresentarla fisicamente e di discutere dei suoi fondamenti, non interessa quasi più a nessuno. Interessano le tecniche, interessano gli altri elementi, ma non tanto, diciamo, nemmeno gli architetti interessano più tanto, perché è vero che anche nelle nostre, lo stato disastroso delle nostre periferie lo dice, ma anche lo stato disastroso delle nostre facoltà dove diciamo, i temi di questa natura sono un po' messi da parte, e specialmente la storia sembra messa da parte, ma soprattutto messa da parte il rapporto fondamentale, che è quello, diciamo, di essere continuamente in una dialettica tra, diciamo, la propria volontà di fare e una condizione naturalmente con la quale bisogna confrontarsi. Certo che l'architettura interessa quanto industria di costruzione, interessa la produzione di legge, interessa, diciamo, tante cose, economia, dello sviluppo, ma però sarebbe abbastanza importante che in qualche modo, come dire, si superasse questa idea che oggi, come dire, si diffonde disperatamente, per cui la categoria di tecnici, degli uomini di marketing che hanno in questa problema del settore un'occasione di lavoro molto importante, guardano adesso veramente come una forma di comunicazione visuale in funzione mercantile. Questo è un po' un problema, oppure di successo personale. Cioè, io credo che è un interesse che dobbiamo guardare anche dal punto di vista, diciamo, delle difficoltà che presenta, gli ostacoli che presenta questa specie di capitalismo della visibilità, che è il potere più forte anche nei confronti delle arti, anche nei confronti dell'architettura, ed è insieme una ragione del loro stato di crisi, come possiamo sguardo critico, che è invece il fondamento di ogni tipo di nuovo. L'architettura non è una grinch, l'architettura non è un
diciamo, semplicemente ornamentale, ma è veramente un elemento molto indicativo del modo attraverso il quale questi temi della cultura e dello sviluppo si coniugano. Allora, scrivere il direttore di guardia di tipi di contraddizione suona, come oggi un po' parlare di questo, come un'attività piuttosto temeraria, forse anche prima di la possibilità di superare delle speranze che siano attive, che siano riconosciute. E invece io credo che scrivere l'architettura dal punto di vista dei fondamenti e della sua capacità di mettere in discussione il presente, cioè di mettere in relazione l'eccezione che si propone, qualche cosa di diverso rispetto alla regolarità, è un elemento dialettico di cui bisogna tenere conto, ovviamente in modo estremamente importante. Ecco, quando si discorre delle forme di architettura, certo si ricorre sempre un po' a questa idea che le condizioni moderne nelle quali noi lavoriamo, e quindi le condizioni con cui un architetto affronta anche i problemi della sua disciplina in senso pratico, ha messo l'architetto stesso in una posizione del tutto secondaria. Perché in realtà tutti i problemi che riguardano i costi, la flessibilità, i problemi del marketing, le questioni diciamo molto importanti di tutte le ingegnerie tecniche che sono affiorate in posizioni diverse, ha fatto sì che le decisioni che vengono chiamate progetto sono state quasi già prese quando offrono all'architetto la possibilità di diventare un illustratore di queste decisioni. È tramontato questo rapporto che nell'Ottocento era il rapporto diretto tra un architetto, un cliente e un costruttore. Noi quando lavoriamo per le grandi società di marchi, di sviluppo, lavoriamo sempre in condizioni che sono queste condizioni che nascondono un po' il rapporto che in qualche modo dovremmo. Io di recente ho scritto un libro che uscirà la settimana prossima proprio, e che si guarda e che ha un titolo come titolo il possibile necessario, cioè cercando di capire che cosa è effettivamente un titolo che ha un ottimismo un po' temerario, ma che però è molto importante rendersi conto che questo è il centro dei nostri problemi e delle nostre difficoltà. E questo libro è diviso in diversi capitoli e soprattutto capitoli che in qualche modo si riferiscono ad alcune questioni di alternativa che a mio avviso sono importanti da tenere in considerazione. E il primo di questi capitoli è un capitolo che si chiama Ordine e disordine, e che cerca di analizzare appunto il rapporto dialettico che esiste tra questi due aspetti e il fatto che l'eccezione non è ostentata naturalmente, è l'elemento fondamentale non tanto per violare una regola, quanto per cercare di costruire una nuova. Questa è la diversità attraverso il quale bisognerebbe passare pensando il rapporto tra ordine e disordine in questo momento. Il secondo capitolo poi si occupa del problema dell'utopia. E io credo che il problema dell'utopia è un problema importante, perché è un problema nel quale, voglio dire, la relazione con un pensiero utopico è una relazione indispensabile, ma nello stesso tempo che deve tenere conto della condizione di eteronomia con la quale ci confrontiamo costantemente, e quindi deve tenere, è una specie di utopia della realtà, se si vuole, ma certamente è un elemento culturalmente molto importante per noi di portarlo avanti. E poi un terzo capitolo invece riguarda proprio questa questione di cui vi parlavo, che è una questione che ha come titolo quantità e grandezza, cioè questo equivoco tra queste due nozioni. Oggi tutti parlano dei grandi interventi, degli enormi interventi della business come un valore, senza capire che una cosa è la quantità, una cosa invece è la grandezza di un gesto, che può essere anche un gesto molto piccolo, molto modesto, ma estremamente significativo, e
ed è quello anche che mette nelle condizioni, come vi dicevo prima, che la visita di Pazia Panoschi, tanti anni fa, quando parlavo di soggetti di